faccio io, d'accordo. Allora, Alan Ford, intanto io ti chiedo una cosa: perché secondo te Alan Ford sta 50 anni in edicola? Perché è stampato. Beh, la domanda arguta, risposta, vuoi una domanda più arguta? Sì. Allora, diciamo, che cosa, in quale misura ha potuto Alan Ford rappresentare per 50 anni e per 5 decenni i tempi che ha attraversato, riflettendoli a livello sia di comicità che a livello di satira? Questa è una domanda un pochino più arguta. No, questa è una domanda da psicanalista, il perché è durato sino adesso? Questo in parole povere. No, sì, e anche come si è adattato ai tempi che cambiavano. Io vivo come tutti loro, forse anche te, a un certo punto una realtà quotidiana, ho a che fare con tizio, fai, sono pronto. Allora automaticamente ci si adatta a questa realtà, con gioia o meno gioia, imposte dalle situazioni al di sopra delle nostre teste, oppure con piacere, orario. Beh, comunque, senti, in realtà Alan Ford raggiunge fra tre mesi 600 numeri della serie regolare. Le storie che però sono state pubblicate da Alan Ford hanno già superato da tempo la soglia dei 600 numeri, perché sono tutti gli speciali, tutti gli adattamenti teatrali. Insomma, io ho fatto due conti che anche malgrado le ristampe della cosa, dovresti già essere oltre comunque le 600 storie pubblicate. Tu, qual è il tuo metodo? Cioè, in che modo tu, per esempio, Stephen King dice: mi alzo la mattina, scrivo tre pagine e poi per tutto il giorno non faccio niente, il giorno dopo faccio la stessa cosa. Qual è mediamente il tempo che ci metti a scrivere un soggetto e quando lo fai e come? Quello è un segreto e non lo dico. Quel tempo che ci metto sono top secret. Qui a un certo punto dipende sempre poi anche dalla disposizione del momento, alla voglia di fare, eccetera, eccetera. Quando si deve creare con un certo tempo, a un certo punto bisogna essere estesi, cioè non bisogna avere altri problemi che non essere concentrati su questo. Se riesco a essere così, allora a un certo punto mi metto a lavoro. Se no, vado a spasso. Però ci sono comunque delle scadenze in ogni caso da rispettare, perché io e lui l'abbiamo sempre rispettato. Ragazzi, ecco, io ma adesso quel signore lì, sì, è il disegnatore di Alan Ford, sì, che è subentrato a altri, di cui non ha assolutamente nulla da far rimpiangere gli altri, tutt'altro, sì. Anzi, lui ha portato una nuova ventata fresca. Ecco l'evoluzione che viene giorno per giorno. Guarda, non io non ne sono neanche accorto, non è che da adesso mi metto a fare le cose così. Io l'avrei chiamato dopo, volevo fosse una sorpresa, anche perché lui è un altro personaggio che come te non è facile vedere. No, ma anche sì. Comunque, in prima fila, per quelli che non riescono a vedere chi sta indicando, andiamo a Dario Peruca. Alzati. Che... sì, ma ok, alla fine è partito male. Partito male nel senso perché era molto, tanto, troppo nuovo. E come sempre le cose nuove a un certo punto hanno difficoltà a inserirsi. Tanto più che a un certo punto aveva lo stesso formato di Criminal Satanic, perciò si era illuso il pubblico che potesse essere un qualcosa del genere. Mentre era tutto, ma d'altronde un formato dovevamo darglielo, no? E allora è così serio. È stato un po' una fatica grossa, però piano piano con molta pazienza siamo riusciti a recuperare. Poi piano piano anche il pubblico cominciava a essere interessato. Prima non scriveva nessuno o quasi nessuno, poi cominciano ad arrivare tre lettere, poi 10, poi 20, e allora cominci a vedere che ti fanno delle domande, le più a volte più banali, a volte no. Comunque c'è un interesse, l'interesse stava crescendo e poi dopo siamo arrivati al benedetto Super Giù, che ha sbaragliato tutti e ha portato la tiratura da sogno. Ecco, a proposito di tiratura da sogno, devo dire un'altra cosa, però a un certo punto adesso
non sapevo nemmeno io come indirizzarla per non farla diventare la riunione del piatto, però c'è anche a un certo punto da ricordare un altro grande disegnatore, che è stato Magnus Piffarelio, che è stato grande. Penso che il signor Perrucchi i prossimi 50 anni sarà assicurato. Sono assicurato, infatti. Ecco, diciamo che una caratteristica di Alan Ford, oltre al fatto di essere, credo, uno dei pochissimi fumetti al mondo scritto dallo stesso autore per 600 e passa numeri, perché non mi risulta, cioè ci sono tanti fumetti che hanno anche superato la storia, no? Recentemente Action Comics è arrivato al numero 1000, Stacy Kolski è arrivato al numero 1000, l'uomo ra, tutti i supereroi americani sono ben oltre le tre cifre e veleggiano quasi tutto, però a essere scritto 600 volte da un unico autore credo che sia stato solo tu al mondo, non credo che ne esistano altri, se ha un record è questo, ma anche quello di essere fortemente connotato dal punto di vista dei disegni e di aver avuto fondamentalmente tre epoche, no? Cioè quella di Magnus che va dal numero 1 al 75, quella di Piffarelli che va dal 76 al 176 credo, Moreno, più o meno un centinaio di numeri, e poi un interregno misto fino ad arrivare a Dario che debutta con il numero 202, che dà una quantità infinita veramente di anni, sei quello che ne ha disegnati il trio della mutua, quello che mi ha fatto il tuo record personale è quello di aver disegnato sicuramente più albi di Magnus, sicuramente più albi di Piffarelli, che a sua volta ne ha disegnati più di Magnus, e credo che rimarrai completamente a colori tranne la prima edizione è solo il numero 100. Burattini, vienici in soccorso. Sì, è solo il 100. È solo il 100. Esatto. No, quindi no, io parlo della serie ufficiale, è l'unico che potremmo raccontare. Da Raffaele da Valentina, esatto. Giovanissimissimissime. 9 anni la. Va bene, senti, tu sei ancora del parere che una delle storie più divertenti che hai scritto di Broadway? Io penso che la storia più bella, allora, non vorrei fomentare un momento in cui tutti dicono un titolo, io credo però che la storia più bella in assoluto che hai mai scritto si chiama L'albero di Natale, ed è il numero 8. L'albero di Natale fu causa dell'unico vero litigio tra me e Marco. L'unico vero, perché dopo, quando è andato via hanno detto un sacco di palle che avevamo litigato niente, anzi ci siamo lasciati proprio da veri amici quali eravamo. Ma per quella storia lì abbiamo litigato proprio perché uno non sapevamo che pubblico avevamo, quanti anni aveva, e si presumeva che fosse lo stesso pubblico solito, cioè dei ragazzini. Allora a un certo punto la storia, in breve per chi non la sa, a un certo punto è un padre, un ubriacone che fa l'albero di Natale, lo disegna col gesso sul muro e sto povero bambino, ecco, c'ha l'albero di Natale. A un certo punto allora dice, poi quando vede che i regali sono portati agli altri bambini, dice, allora a un certo punto Gesù Bambino è un classista. Papà Natale è un classista, allora, i figli dei ricchi porta cose meravigliose, sono povero un bambino. E allora, ecco, a un certo punto lui diceva, ma dai, gli rovini il Natale, la roba e l'altra, qui e là. E sembrava invece una buona idea. La persona l'ho lasciata qui, ma fine lì, ecco. Cioè, a un certo punto poi, dopo invece, non c'è stata nessuna protesta, anzi, il contrario. C'è stato chi ha commentato in maniera positiva il Natale visto con un'ottica meno formale. No, ma infatti è una storia che racchiude in qualche misura tante delle tue caratteristiche di autore, cioè ironia, ma anche un certo tipo di sguardo un po' cinico, ha delle trovate comiche molto belle, ha un tempo, ha dei ritmi narrativi molto sostenuti, è veramente, credo, ce ne sono tante di quelle storie di Alan Ford, però credo che quella sia forse una delle storie più riuscite in assoluto, è spezzonato, credo che sia la mia preferita. C'è qualcuno che ha qualcosa da eccepire? Allora un applauso, grazie. Cosa domanda lui? Io lo faccio lui. Com'è lavorare con Max Bunker? Cioè, come sei arrivato a lavorare con lui e com'è lavorare con lui per così tanto tempo? Immagino che sia bello. Ma sì. Allora, io ero un lettore di Alan Ford, di quelli proprio accaditi,
a un certo punto c'è stato il concorso famoso del rinfreschiamo Alan Ford, era d'estate, avevo tempo, ho provato a mandare i disegni e è andata bene, insomma, siamo ancora qui adesso. Come era lavorare con Mark Booker? Io mi sono sempre trovato bene come nell'interpretare le sue sceneggiature e tutto, insomma. Tu hai nel corso degli anni maturato, ovviamente perché sono tanti anni che lo fai, quindi eri giovane, hai maturato un tratto, secondo me straordinario, che è riconoscibile in qualche misura, e Alan Ford ha dei canoni estetici che non si possono tanto violentare, cioè non è che puoi fare come nei fumetti americani dove una volta uno viene segnato da John Buscema e la volta dopo da Umberto Ramos, per dire, con due universi totalmente altri. Per cui, pur dovendo rimanere all'interno di quel tipo di cosa lì, il tuo stile è diventato veramente uno stile molto interessante e molto ricco, a differenza ovviamente degli esordi. Questa cosa si vede meglio, se non so se voi siete d'accordo, se anche tu sei d'accordo, si vede meglio non in Alan Ford ma negli altri personaggi che tu hai creato in questo anno, Gary Cross, Beverly Kerr, cioè nei personaggi di Dante Dario che non sono Alan Ford e quindi che richiedono l'iperrealismo, secondo me Dario è diventato un grandissimo disegnatore, ma veramente un disegnatore straordinario. E il fatto che sia non migliorato, ma il fatto che abbia questo segno ormai su queste cose, su altri progetti, che poi mi risulta tu lavori solo con lui, no? Con, sì, sì. E gli ha reso paradossalmente ancora più ricco e ancora più interessante il disegno di Alan Ford. Questa è una cosa che si vede veramente in un modo molto, molto netto se sei un lettore. Lui è un disegnatore completo, sa fare quello che può, bisogna fare, cioè fare l'Alan Ford vuol dire un recitativo. Se fate caso, se uno dice qualcosa di ilare, allora è contento, fa un certo tipo di disegno, se è arrabbiato ne fa un altro, se è pensoso un'altra ancora. Cioè, il recitativo lo sa fare lui e forse un paio di altri, fine. E poi quello che diciamo, quello che è il disegno tradizionale, quella cosa, a un certo punto è maturato pian piano. Ho fatto anche la Svevia, il primo che ha fatto di Gary Cross era buono, dopo tre numeri era già a livello. Sì, no, veramente, sono molto contento di poterti veramente incontrare. Questo non sai, non vai molto in giro è stato difficile stanarti un po' come lui. Ho pagato meno, però invece voglio la Burattini che insomma che la Cartoon Mix è di casa, Moreno virgolette Zangolo chiuso virgolette Burattini, ma qui si parla soltanto non si nomina nient'altro. Ha appena scritto un libro non sui 50 anni di Alan Ford ma sulla intera, come dire, carriera di Luciano, che data invece circa 10 anni, 60, esatto. Ti passo il mio nome, no, ti do quello di Dario, raccontaci come sì, sei. Sì. No, beh, il libro si chiama Max Bunker, una vita da numero uno, perché è chiaro, vabbè, a parte che è lui, non lo dirà mai, ma è lui. Tutto quello che abbiamo detto era tra qui, c'è scritto anche qua. Ma volevo dare dei numeri per capire, il numero 9, cioè 2019, è importantissimo nella vita di Max, perché lui è del 39, quindi il 24 di agosto di quest'anno farà 80 anni. Nel 1969 sono 50 anni di Alan Ford, ma nel 1959 è datata la traduzione di Flash Gordon di Alex Raymond per la rivista Gordon dell'editoriale Corno, quindi il primo lavoro nei fumetti di Max, quindi sono 60 anni di carriera. Se vogliamo aggiungere la prima volta che ho incontrato Max Bunker per fargli un'intervista per la rivista Il Fumetto dell'Anarchy era il 1989, e quindi sono 30 anni che io conosco di persona Max e siamo ancora amici. Cosa sta succedendo ai nostri microfoni? Non lo so. Ok. Ci sono altre due curiosità. Innanzitutto, se devo dire la scena più divertente di Alan Ford, te hai citato l'albero di Natale, io devo dire
la tombola gastronomica. Vabbè, assolutamente, sconti da porta aperta, è il massimo, assoluto. È il massimo, assoluto. E a me piace molto anche il giochino con il sacchetto del tirare fuori il numero, sì. Dice, viene fuori veramente tre, no? Cioè, ma ci sono delle chicche dappertutto, per esempio in un illecito sportivo c'è una scena che passa quasi inosservata, ma muore l'allenatore di una squadra di calcio, la Pesta Soto, e lo seppelliscono nel campo di calcio, cioè quando cioè è un passaggio che non c'entra con la storia, però è quindi possiamo a me piace una volta che con momenti surreali in cui tipo Alan Ford fa l'otto con i pattini di calcio e taglia il calcio spesso, cioè taglia un 8 perfetto, 2-8 giozzigani, stiamo dire il mondo del numero 1, come fa veramente che esista il mondo del numero 1. Vabbè, quindi possiamo passare, possiamo fare il gioco di rivoltarsi, andiamo per scontato, perché e un'altra cosa che mi veniva in mente mentre prima ti ascoltavo, te dicevi 600 sceneggiature della Ford, di più di 600, sì, che sono un record tutto qua, ma consideriamo tutte quelle che ha fatto Max nella vita, però è incalcolabile. Cioè, tutti i criminali, i satanici, i Jesuit, gli mentre lui diceva prima che lavorava da Alan Ford, in realtà lui poi non tutte le settimane, però lui scriveva almeno anche un albo di criminali al mese. E Magnus consegnava. Si faceva una gara a chi scriveva di più. Tanto è vero che quando voi vedete quelle meravigliose tavole di Magnus degli anni 60, quelle dove ci sono tutte quelle campiture di nero, in realtà è diventato una specie di stile, ma in realtà lui non faceva il tempo, perché lui faceva la silhouette, la riempiva di nero e diceva ok, ecco, la riempiva lui di nero, quindi anche inchiostratore. Prima di cominciare a fare la stagione di fumetti, Max è stato il fondatore e l'organizzatore del primo fan club di Elvis Presley in Italia. Chi ricorda cosa vuol dire negli anni 50 dire Elvis, detto Elvis, la trasgressività del personaggio, quindi per dire distinto di belle si vede anche da... E lì diciamo un po' è rimasto, perché recentemente mi hanno detto che ha scambiato Jimi Hendrix per... Ma mi sembrava che fosse una battuta. No, ok, allora adesso io direi di chiudere. Io direi 50 anni di Alan Ford, vi do ovviamente appuntamento per i 100 anni di Alan Ford, anche a te, è logico, e tu quest'anno hai un premio speciale da parte di Cartoonist. No, aspetta un secondo, intanto io vorrei invitare Daniele Alborino, che è esatto, di Funny Cake Design, e il tuo premio in realtà è questo, ed è una scultura commestibile. Lo scultore Alessio Ercini, che ringraziamo, gira in modo che gira come fanno gli Oscar, che questa è una riproduzione in pasta di zucchero, è una traduzione dei nostri premi, della copertina del numero 1 di Alan Ford, proprio dell'espressione di Alan come immaginato da Corteggi per il numero 1, quello dorato. Questo invece, questo è la classica tag dove si scrivono due sciocchezze. Ti vorrei leggere. Noi abbiamo, io per tradizione, a me non piace fare le motivazioni quelle da festival, ma quando va a fare il giuridico, per aver saputo portare con maestria divertimento, quelle robe non mi piacciono. Allora ogni anno scelgo una citazione. Vorrei che tu la leggessi e poi, se è il caso, la leggessi magari ad alta voce. Un talento colpisce un bersaglio che nessun altro può colpire. Un genio colpisce un bersaglio che nessun altro può vedere. Arthur Schopenhauer. Cartoonist Special Award per 2020. Quello che è. Io volevo che ti fosse riconosciuto questo. No. Che i talenti ce ne sono tanti, ma i geni ce ne sono tanti. E signori, io sono felicissimo di aver potuto avere con me Luciano Secchi, alias Max Bunker, 50 anni di Alan Ford.